L'annullamento del concerto di Capodanno in piazza d'Ancona per evitare di rischiare pericolosi assembramenti e soprattutto obbligare ad organizzarlo all'aperto, a numero chiuso e tutti seduti con distanziamento, non rammarica la sindaca del capoluogo che invita a non farne una tragedia. Ma tipo il concerto dell'ultimo dell'anno? Certo, pazienza. Pazienza, mi pare che sia rispetto a quello che il paese ha vissuto e sta vivendo ancora. Che se salti un concerto dell'ultimo dell'anno non mi sembra una tragedia, altre sono le tragedie. Anche relativamente alle complicazioni per l'ingresso in zona gialla, proprio nella settimana di Natale, Mancinelli trova il lato ottimistico. Con qualche complicazione in più, su questo non c'è dubbio, ma se amplio lo sguardo e guardo all'Europa, ringrazio il cielo, anzi ringrazio gli italiani e il governo italiano per come siamo messi, perché se guardo a Berlino, se guardo a Parigi, se guardo a altri paesi europei, dico che qui c'ha ragione, chi era l'Economist che ha detto che siamo il paese dell'anno, c'ha ragione. Sindaco, che Natale sarà per Ancona, per il capoluogo e per le Marche? Sarà un Natale fatto di complicazioni, di qualche giusta preoccupazione, ma anche un Natale in cui, come dice il Presidente Draghi, un po' di normalità ce la siamo conquistata e oggi la parola normalità è un'aspirazione, è un obiettivo. Ecco, un po' di normalità ce la siamo conquistata. Cerchiamo di godercela con senso di responsabilità. La sindaca rivolge infine un appello ai cittadini per godersi le imminenti festività in modo responsabile. Quello di godersi il clima del Natale con senso di responsabilità, questo è godendoselo, non in modo triste, ma in modo responsabile sì.